Ok, siamo live. Ottimo. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Contenuto, adesso guardiamo dal vivo. Ok. Adesso allora, Marco dovremmo Paci, essere là. Siamo in live. Marco Paci, dici che cosa stiamo facendo per chi si eventualmente collegasse. Allora, essenzialmente, intanto un buona serata a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Essenzialmente stiamo facendo quello che viene chiamato una prova di registrazione, ovvero stiamo testando un nuovo software per la gestione dei live. Come potete vedere, infatti, è cambiato lo sfondo. Potremo, teoricamente, adesso stiamo valutando e sperimentando queste nuove opzioni, potremo andare in scena in 10 persone in contemporanea e possiamo anche customizzare quello che è lo sfondo, il background della schermata live. Infatti vedete dietro c'è una bellissima foto di una barriera corallina e potete vedere anche lo stemma di logo di Balling Mania. Volevo fare una domanda a Marco Carbone. Marco, ma nel sì? frattempo hai lanciato il link nel gruppo in modo che ci sia il collegamento per coloro che sono iscritti nel gruppo e possono sapere che c'è questa live sul nostro canale YouTube? Arrivo subito, un attimo solo perché non è facile. Allora, allora, sempre in live, quindi il nostro Marco Carbone sta lanciando il link di collegamento fra il canale YouTube e il nostro sito internet, giusto? Sì. Chiaramente il nostro intento qual è? Di come dire, massimizzare il nostro livello di assistenza nei confronti degli iscritti. Questo si traduce in poche parole, è giusto? Esatto. Allora, ecco qua. Allora, adesso abbiamo il link sul nostro gruppo, lo metto in alto. Ok. Allora Marco, io faccio una cosa a questo punto, io esco un attimo, mi segui? Perché a questo punto il link, se tu eventualmente io lo vado a prendere e così io lo metto sia anche sulla pagina e anche sull'altro gruppo e così facendo massimizziamo ulteriormente, diciamo così, chi ci segue, la possibilità. Sì. Esco un attimo allora, okay. Esco un attimo. Benissimo, allora comunque per il momento sembra funzionare tutto. Fai pro. Ok, va bene. Ok, un attimo che ho 1000 pagine aperte, quindi no problema. Ok, allora su YouTube è tutto chiaro, nel senso che la qualità è ottima. Benissimo. Ok. Bene. Quindi aspettiamo che magari allora siamo 3 spettatori. Perfetto. Siamo su YouTube. Perfetto. YouTube. Okay. Quest'anno cercheremo di massimizzare il canale YouTube perché porterà innumerevoli vantaggi anche e soprattutto in termini di qualità video. Esatto. Infatti con questo sistema riusciremo a massimizzare la risoluzione anche quando verranno mostrate le vasche dei nostri amici, le nostre, e anche i corali dei negozianti sponsor. In questo modo dovremo riuscire a avere una maggiore qualità video. Esatto, esatto. E se, chiaramente, se avete delle domande o se volete partecipare, attenzione, abbiamo Loredana. Eccoci. Ce l'ho fatta. Ciao Loredana. Ce l'ho fatta. Buonasera Loredana. Ciao Loredana. Ciao. C'è un piccolo ritorno. Audio. Io mi sento benissimo.
Perfetto. Adesso anch'io. Okay. Il conto alla rovescia dell'inizio del caso è fantastico. Sì, poi magari doveva fare qualche piccola modifica, però ci sta. Sì. Ok, perfetto, adesso siamo a set. Ok. C'è anche Loredana, mamma mia, quale onore. Sì, ce l'ho fatta, visto? Mamma mia, alla fine ce l'hai fatta. Ce ragazzi, fatta. Prendiamo le bottiglie ce l'ho fatta, di spumante. Ce l'ho fatta. Brindiamo. Allora, volevo darvi delle informazioni. Io ho linkato sia sul gruppo sponsor e sia sulla pagina. Allora, questo applicativo mi dà anche il numero degli utenti attivi. Mi diceva che su Ballingmania al momento del collegamento erano attivi 4.800 iscritti, mentre praticamente sul gruppo sponsor erano attivi circa 1.700 iscritti. Chiaro? È importante, è carina questa cosa. E ho visto già due interazioni, quindi attivi 4.800, attenzione, dice attivi non collegati, chiaro, cioè in quel momento sono attivi 4.800 iscritti, cosa che con l'altro applicativo non avevamo. E si poteva fare. Allora, cominciamo allora, io vorrei che adesso tecnicamente ognuno di voi spiegasse quali sono le potenzialità di questo applicativo e che cosa abbiamo in mente da fare, ma non solo lo spiega dagli altri, lo spiega soprattutto a me che sono vecchio e rincoglionito, chiaro? Quindi spiegatelo. E siamo in due. Vabbè, tutti da terra, che nessuno anche dai, tre. Vabbè, quattro. Sei altro, quattro. Ma pure Marco Pace. Siamo tutti giovani. Bene. Comunque, Marco Paci, mo spiego proprio tu allora. Chi si può... Anzi... penso che il più idoneo sia Nico, guarda. Nico Ferdinando e Marco Carboni, tutti e tre, forse. Inizio io allora. Ok. Vai. Allora, vi spiego che cosa abbiamo in mente. Abbiamo iniziato questo nuovo anno con questa nuova proposta per cercare, appunto, come ha detto prima Marco Paci, di inizializzare un discorso diverso, qualitativo, a supporto di tutti gli iscritti. Come potete vedere, come vedrete sul canale YouTube, ci saranno le live, ci saranno canali, ci saranno video tematici, ci sarà di tutto e di più. Quindi innanzitutto invito tutti gli iscritti ad andare a visionare il nostro canale YouTube, ad iscriversi, perché così avranno in anteprima tutte le novità che verranno lanciate quest'anno, e vi posso assicurare che non saranno poche. Ci sarà di tutto, quindi, e di più. Quindi una cosa è certa, quindi la prima cosa che dovete fare è iscrivervi al canale. Naturalmente verrà inserito il link anche sul gruppo Facebook per quanto riguarda le live, però per una maggiore qualità vi ripeto, è meglio iscriversi al canale YouTube, perché avrete la possibilità innanzitutto di visionare in alta definizione e vedere meglio tutte le immagini, tutte le interazioni che verranno fatte, le vasche degli iscritti, ci saranno gli sponsor, ci saranno tante novità quest'anno, ci saranno anche degli unboxing di prodotti, ci sarà veramente da divertirsi. E soprattutto... Allora faccio le domande che si chiedono all'istante gli scettici. Come si fa ad iscriversi al canale YouTube? Cosa devo fare? Posso intervenire? Certo. Allora ragazzi, vediamo, facciamo un breve tutorial. Rispondete allora a questa domanda. Come, ecco, un tutorial come si iscrive al canale YouTube, perché non tutti quanti sanno iscriversi. Ok, allora praticamente voi dovete cercate su YouTube, aprite YouTube, cliccate, scrivete Ballingmania e vi verrà fuori appunto acquario marino di Ballingmania. Esatto. Qua avete rettangolino con scritto appunto iscriviti, voi cliccate e attivate la campanella per essere notificati per ogni singolo evento, video caricato, diretta e quant'altro. E noi ragazzi possiamo fare un filmato che riproduce la dinamica di iscrizione? Video che potete visualizzare. Esatto, però mi raccomando, fate l'iscrizione, perché se non siete iscritti poi la notifica arrivare, ok? E oltre a questo io vi ricordo sempre che abbiamo anche il nostro sito www.ballingmania.it, dove ci sono
tutte le varie informazioni, le schede, gli articoli, lo staff, se volete sapere insomma cosa facciamo, cosa non facciamo. E qua avete vari, vi riporto i vari link per tornare a YouTube e anche per iscrivervi al canale Instagram, ok? Quindi insomma ce n'è da fare, ce n'è. Quindi secondo me YouTube è la piattaforma ottima per godere dei vari contenuti comunque in alta definizione, perché purtroppo su Facebook sono sempre un po' limitati come bitrate, quindi si vedono in qualità un po' più stabile. Perdonatemi, faccio delle domande che riportano alla praticità. Quindi in buona sostanza, se noi facessimo una live per ipotesi con Fanciullini, questa volta vedremmo in una maniera molto molto nitida lo stato dei coralli che ci esporrebbe il nostro bravo negoziante. È così o non è così? Quindi se prima si vedeva, rispetto all'altra volta, si vedeva poco o niente, adesso noi vedremo in una maniera molto molto definita i coralli che mostrerà il nostro negoziante. È così o non è così? Sì, certo, certo, assolutamente. E per quantificarla questa cosa, no, tecnicamente, da 1 a 10, quante volte vedrò meglio rispetto a prima? Ma consideriamo che StreamYard permette, con il nostro upgrade che abbiamo fatto, la visione in HD, quindi comunque a 720, che non è male. E quindi non è poco, e quindi è proprio parecchio. In alta definizione. Allora, un'altra domanda, questa invece la faccio io, se mi consentite, mia personale. Come mai io e Marco Paci ci abbiamo, si vedono con una riquadratura ristretta e voi state, diciamo così, per così dire, a spalle larghe? Devi girare l'inquadratura del vostro terminale. Eccolo qua. Ah, ecco, ecco. Però poi si è rimpicciato. Ah, ecco, ecco, giusto. Se sembra da imparare. Mo tieni anche tu le spalle larghe. Che sì. Che bello, eh? Era veramente. E se volessi perdonare, se volessi eliminare la, diciamo così, quello, il riquadro dove si è scritto "You are in the show", lo voglio togliere per allargare, diciamo così, il riquadro, si può fare? Allora, vediamo, io quale? Aspetta. Io qua praticamente mi vedo due volte, mi vedo nel riquadro dove ci siamo tutti e sé, e poi a destra mi vedo ancora, e poi c'è una scrittura dove c'è scritto "You are in the show". Sì, lo vedo anch'io, Ciro. Se lo volessi eliminare quello spazio, in modo per recupero posso ingrandire il riquadro dove siamo tutti e sei? Penso che sia un'informazione del tuo cellulare, Ciro, che ti fa vedere il video di ritorno in pratica. Ah, ecco, vabbè, può se ne parla. Ma per inquadrare meglio la persona. È una sorta di anteprima, ho capito. Infatti, ecco, infatti se ci clicco sopra, addio. Solo in qua. No. Edit, stop mic cam, edit out avatar, edit name e remover from Steam e Ciro. Boh, non lo so. Stop micro, vabbè, facciamo guai, non tocchiamo Ciro. Nulla. Volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto prima Marco, se posso. Sempre per gli utenti, per iscriversi al canale e per mettere il mi piace, ovviamente bisogna essere loggati a YouTube, quindi che non lo so più fare in modo anonimo, quindi dove si devono loggare. Giusto Marco? Dovrebbe essere così? Sì, esatto. Se comunque voi avete sia iOS piuttosto che Android, comunque quando accedete al vostro, all'applicazione YouTube, comunque se vi loggate in automatico, perché comunque va a riconoscere che siete loggati, quindi facendo la ricerca sul sito appunto salta fuori l'iscrizione. Adesso io magari se riesco a fare una cosa vi faccio vedere. Siamo sempre in live su YouTube, giusto? Sì, siamo sempre in live, sì. Assolutamente. Allora facciamo così, se riesco a fare una cosa, siamo in live su YouTube e siamo già live su YouTube e collegati praticamente con il link sui nostri gruppi anche sulla pagina. Ok, adesso vi faccio vedere una cosa a proposito, vi faccio vedere una prova di iscrizione.
allora. Esatto. Allora, praticamente, un attimo. Ok, ad esempio io vado a cercare Ballimania, quindi faccio così. Adesso vabbè, è già selezionato. Ok, e mi viene fuori Balli. Ok. Mi viene fuori questo, il sito, acquario marino di Ballimania, iscriviti. Facciamo l'iscrizione, così vi faccio vedere in diretta. Adesso sono iscritto, però qui ho la campanella, appunto, che io devo cliccare e posso fare nessuna notifica, personalizza tutte. Se metto tutte, quando ci sarà un nuovo video, mi arriverà la notifica sul telefono. Iscritto, però qui ho la campanella, appunto, che io devo cliccare e questo è il sito. Cioè il sito, il Marco, canale YouTube. Perdona, mi posso fare una domanda? Sì. Però è vero che io prima di essere iscritto a Balling, al canale di YouTube di Balling Mania devo essere iscritto a YouTube, giusto o no? Scusa un attimo che non ti sentivo. Ok, ripeti la domanda, scusa Ciro. La domanda è, io prima di essere iscritto, per poter iscrivermi al canale YouTube di Balling Mania devo essere iscritto a YouTube, perché se non sono iscritto a YouTube non posso entrare, è giusto, nella piattaforma, è giusto o no? Ma no, no, le cose sono indipendenti comunque. Io posso essere iscritto sia al gruppo YouTube che al canale, che al gruppo Facebook, sia solo al gruppo Facebook. No, dico io. Per poter accedere a YouTube, io mi devo iscrivere a YouTube. Ah beh, certo, sì, certo. Ma diciamolo, lo dobbiamo dare, tu lo dai per scontato. Cioè, quindi le persone che non sono iscritte a YouTube si devono iscrivere prima a YouTube. Allora diciamole queste cose. Esatto, non, sì. Non diamolo per scontato. Cioè, perché praticamente parecchie persone non sono iscritte a YouTube. Non sono iscritte. Diciamolo, aiutiamole anche a capire queste cose. Perché se no non ne verranno mai a capo. Ciro, certo, certo. Io visualizzavo di essere, perché per mettere il mi piace bisogna essere loggato, quindi bisogna iscriversi a YouTube. Diciamolo. Sì, esatto. Hai ragione. Come dicevi te prima, una volta iscritti a YouTube potete appunto cercare, iscrivere vari gruppi, interagire e lasciare anche i commenti, perché poi si possono lasciare anche i commenti al video, ai vari video. Adesso, ad esempio, visto che ci sono, ok, torno qua un attimino, giusto per farvi capire com'è strutturato il nostro canale YouTube, qua nella home si vede che siamo live e qua ci sono i vari video dove appunto io cliccando posso andare a visualizzare tutte le vecchie dirette con gli sponsor, i vari tutorial che sono stati fatti, il tutorial di Metello Venè che è stato caricato qualche giorno fa, che parlava di granchi, di gamberi, di LPS, SPS, insomma qua c'è la raccolta di tutti i video vecchi piuttosto che gli ultimi, quindi insomma secondo me qua avete proprio una visione completa di tutto e iscrivetevi perché ne vale la pena, perché comunque si vede molto meglio e si possono vedere con calma, anche perché spesso ad esempio oggi è successo che c'era un iscritto che voleva sapere qualcosa sulle trappole e io avevo fatto un video tutorial su come installare la trappola per i pesci e un altro moderatore del gruppo appunto ha linkato me, ha taggato me dicendo appunto che avevo mostrato come installare la trappola e magari questa cosa si può fare anche su YouTube, che è anche forse più veloce scorrendo i vari video senza magari cercare la risposta. È più veloce e si può guardare con calma, quindi è chiaro che poi i video ci sono sia su YouTube sia sul gruppo Facebook, però su YouTube è più semplice anche la ricerca e con parola chiave e quindi insomma potete risalire a ciò che state cercando, ecco. Non questo solo, scorrendo sulle varie icone di visualizzazione già si può avere un'anteprima stessa dell'evento direttamente da quell'icona per poter far visionare direttamente l'iscritto ciò che sta guardando con la didascalia di quello che sta per vedere. È molto più intuitivo, perché alla fine se invece devi andare
non che non sia intuitivo sulla lente di ricerca, ma comunque abbiamo, ed è giusto sfruttare questa piattaforma che per noi risulta molto più pratica, anche per un discorso di qualità di immagini, di qualità di lettura di slide, per quanto riguarda per esempio l'ultimo video che ha postato Marco Paci sull'utilizzo dell'impianto di osmosi per quanto riguarda le resine, il tutto, e il che porta in avanti un discorso di qualità di lettura delle slide, oltre di qualità di video. Quindi è giusto che loro abbiano la possibilità, tutti gli iscritti abbiano, grazie a questo nostro sforzo, la possibilità di visionare in alta qualità e controllare tutte le nuove attività del gruppo direttamente su YouTube. Esatto. E a questo punto, visto che se posso, visto che ci sono, volevo farvi vedere appunto il sito. Eccolo qua, scrivendo Ballimania, il primo che esce in alto, adesso metto tutto schermo così sono anche più pratico. Andiamo qua, e qua appunto c'è il sito nostro dove potete vedere chi siamo, le varie schede, perché spesso appunto ci chiedono delle schede sui pesci, piuttosto gli invertebrati, i coralli, e tenete conto che insomma sono fatte bene, quindi entrando nelle varie sezioni, ecco, io posso andare a visualizzare in maniera molto dettagliata, che ne so, premo il primo che capita. Ok. Tra l'altro questi sono in PDF, quindi insomma sono fatti molto bene nel dettaglio. E quindi spesso si può andare a fare una ricerca anche, anzi usatelo il sito, perché ok, va bene fare il post, ok, perfetto, però se volete cose più immediate, secondo me qui si ottiene tutto ciò che volete. Poi abbiamo anche qua le varie sezioni, articoli, sponsor. Facciamo visionare anche il discorso degli articoli, perché magari non tutti sì. hanno visto il nostro sito, l'hanno consultato. È importante far vedere quanto lavoro c'è dietro da parte di determinate persone dello staff che si mettono a disposizione il loro tempo per cercare di preparare quante più schede possibili, articoli possibili, per aiutare tutti gli iscritti con la loro preparazione tecnica, in modo che abbiano anche loro e che un domani possano anche loro far parte del nostro progetto, e soprattutto dare la possibilità a tutti gli iscritti gratuitamente. Non ci dimentichiamo questo, perché è gratuito tutto quello che viene fatto e quello che stiamo facendo per tutti gli iscritti, per visionare ed avere l'opportunità di vedere tutte le schede di cui hanno bisogno e consultarle gratuitamente. Esatto, e appunto c'è scritto dalla A alla Z, perché spesso io leggo posta dove chiedono devo allestire una vasca, come devo fare? Ok, comincio ad andare a leggere gli articoli, poi se hai problemi noi siamo qua per dare i nostri consigli, ovviamente. Qui si parte dalla alla Z, cioè nel senso sono un sacco di articoli che parlano di tutto, dalla come preparare l'acqua, gli schiumatori, le luci, quali pesci, dei pesci. Esatto. Quindi, insomma, è diventato uno dei must per quanto riguarda i nostri ultimi articoli, e con grande soddisfazione e con grande gioia che stiamo cercando e stiamo riuscendo a aiutare tanti iscritti con l'utilizzo di determinati prodotti, farmaci, vedasi fluconazolo, senza a costo irrisorio confronto a determinate boccette magiche che vengono tanto decantate da tanti produttori e di cui noi non abbiamo bisogno e che non vendono gli addetti al settore, e quindi non predichiamo bene, razzoliamo male come qualche stronzetto, chiaro, scusa, lo devo dire, perché poi me la gelare cosiddette pietre dalle scarpe, chiaro, no, perché noi non prendiamo le percentuali dalle farmacie, o fluconazolo si vende in farmacia e le prescrizioni eventualmente le fa il medico, e quindi non possono prendere le percentuali dai medici curanti o dai farmacisti, è chiaro, no? Oppure la stessa cosa, l'acqua ossigenata, chiaro, no?
e quindi questo è, e infatti il fluconazolo sembrerebbe, parlando del fluconazolo, che oltre ad eliminare le fastidiose e infestanti alghe terbesi e briopsis, sembrerebbe che abbia effetti per debellare l'odiniasi. E già siamo a 6 iscritti che per puro caso l'hanno dosato, e nel mentre avevano i pesci con dei puntini che non andavano via da mesi e mesi, e come per incanto questi puntini sono spariti. Poi abbiamo avuto addirittura iscritti che l'hanno dosato apposta, come Gianni Scembri, che aveva un hepatus rovinato, pieno di puntini e con gli occhi opachi, e a dire di Gianni dopo 3 giorni il pesce è completamente guarito, occhi di nuovo trasparenti e senza un puntino addosso. Allora, a fronte di queste reiterate casistiche, siamo a 6, non è più una, come dire, una combinazione che quella dosata e si è impressionata, comincia a diventare una certezza, e quindi è una cosa molto bella sta cosa, perché ci inorgoglisce, perché parecchi iscritti hanno subito delle vere e proprie stragi. Chiaro, cedo la parola agli altri. Okay. A proposito, che volevo dire, chiaramente poi potremmo fare altri video, perché alcuni iscritti non sanno manco fanno test, io per esempio ne feci alcuni, non so se stanno sul canale YouTube, relativamente ai test della triade Salifert, KH, calcio e magnesio, oppure magari si dà risalto al video di Loredana dove alimenta gli LPS con i granuli di mangime. Insomma, quanti video ci stanno, Loredana, sul nostro canale? No, su YouTube non credo che ci siano quelli dei test, erano stati fatti prima ancora che il sito che YouTube fosse stato creato, diciamo. E comunque ci sono, provvederemo a metterli. Però comunque c'è sta quello là sicuramente, dove tu alimenti il mangime, i pesci con i grani di mangime, con la carne. No, canna. Non c'è nemmeno quello, non credo. Ma no, è grave, lo vedo, però, dai. Vabbè. Al più presto, entro domani ci stanno tutti. Ah, e poi pure quel video non mi piace, non mi sembra, non mi ricordo, un iscritto che finisce con la in Veneto, che fa in diretta fuori la vasca e fa la discesa. Ah, sì. Quello là pure mi piacerebbe, che lo dovete mettere. Quello là l'ho messo su, di sicuro lo pubblicai sulla nostra pagina. Sulla pagina, sì, ci sta. Sì, ci sta, e mi piacerebbe che andasse sul canale. E quindi, poi, cari iscritti, dovete iscrivervi a YouTube, perché stanno arrivando tanti video tematici nuovi, non potete perdere l'occasione. Canale, il video di Marco Carbone dove fa la talea alle eufilie, per esempio. Non lo so, vabbè, poi tanti e tanti ne faremo ancora, perché poi l'appetito vi mangiate. Quindi noi giustamente vi invitiamo ad iscrivervi su questo canale, in modo che così facendo noi diamo un senso all'interattività, ripeto, perché attraverso questo canale c'è una nitidezza maggiore, poi possiamo interagire sia col canale internet, sul sito internet, con il gruppo, possiamo eventualmente, quando facciamo la live, sia di un il nostro iscritto sia di presso un negoziante, vedere in maniera nitida i coralli, i pesci, insomma quelle le immagini, perché siamo in HD, invece prima non lo so tecnicamente, Marco Carbone lo può ribadire, e quindi questo è. Poi magari possiamo postare il video, per esempio, che fece recentemente Marco Paci. Certo. O no? Sì, certo. Poi eventualmente possiamo anche trasformare in video, eventualmente i nostri articoli per qualcuno che si scoccia. Praticamente ce lo mettiamo su video, addirittura possiamo fare, trasformare in video, diciamo così, eventualmente... le schede, non lo so se si può fare, insomma, oppure possiamo fare un video per fare vedere come si può navigare nel nostro sito, perché magari alcuni non hanno diciamo così la dimestichezza di come balcalenarsi nella navigazione. Magari possiamo anche fare un video, come dire, tutorial per vedere come si entra nel sito e quali sono, diciamo così, i vari viatici, viatico delle schede,
degli articoli, insomma queste cosette qua, sempre che siete d'accordo. Certo. Sta... E poi c'è sta Ferdinando che è un pozzo di idee, Ferdinando, Nico De Mitri, insomma Marco Carbone, Marco Paci, proprio sono un pozzo di... Diciamo che l'obiettivo è quello di far mettere maschere e boccaglio agli utenti e farli entrare nelle vasche, perché in HD li facciamo entrare direttamente in vasca, gli facciamo fare con mano la tecnica e il vivo. Quindi, e in più lo lanciamo a livello globale, perché Balling Money ormai è globale, una volta entrati anche io. Scusate, ma io mo sono come San Tommaso, no? Perché giustamente io sono sempre per la praticità. Ma chi di voi si offre? Perché io tengo il telefonino, lo so, una bella telecamera, sempre, quello che vedo in maniera nitida sei tu e si Marco Carbone, no? Uno dei due, perché non mi mostra adesso live, mi fa vedere gli animali della sua vasca, così possiamo apprezzarli in video, la, come dire, la, come si vede la nitidezza. È ok, possibile. vado io perfetto, un attimo solo, grazie, quindi non posso spostarmi, poi gestimite la diretta, no, devi solo un attimo solo, chiedo l'assistenza alla ragazza, se no non ce la faccio, no, devi andare qua. Grazie al nostro Marco Carbone. Ok, grazie, un attimo solo. Vai. Un attimo solo, due secondi. Se no, al limite, io nel frattempo posso, mi metto a tutto schermo e vi faccio vedere la mia, almeno perché sono al piano sopra e quindi... Ok. Io poi non vedrò, cioè almeno sì, ho il cellulare, quindi posso farlo da di qua. Ok. Ok, allora io adesso ci sono, perfetto, mi metto a tutto schermo e vediamo un po' la vasca. Okay. Ottimo, perfetto, vediamo come facciamo... si vede, scelta prima. Ragazzi, notate il fatto, la comodità, la qualità e la possibilità di... Marco, devi capovolgere il telefono per vedere tutto esteso. Certo. Allora, un attimo che giro la telecamera. Un attimo solo, che devo scegliere la telecamera. Gol, ha segnato il Napoli. Ragazzi, guardate. Un attimo, perché... No, è un'altra storia, già si vede a priori, come sì. Proprio di prima kit, bro. Però gira il telefono, perfetto. Vado, che bello, avvicina. No, un attimo, che metto quella giusta, se no... Okay. Perfetto, vai. Avanza così. No, sì. Così, vai, avanza. Ragazzi, ecco. No, è uno spettacolo. È uno spettacolo adesso. Effettivamente adesso si ammira veramente la bellezza della tua vasca. È un'altra storia, boh, per l'amor di Dio, avvicinati ancora. Adesso non ho dietro il filtro, però penso che... No, si vede benissimo. No, quello si vede benissimo. Benissimo. Cioè, non c'è sta proprio paragone rispetto all'altra volta. Ragazzi, guardate che spettacolo. No, è uno spettacolo. Sì, ma... Iscrivetevi al canale YouTube. No, effettivamente, si vede bene. Cioè, io mi immagino a Fanciullini se ci sta seguendo. Praticamente a lui si starà prendendo a schiaffi. Ma allora, Davide, ti prometto che facciamo un'altra live e daremo giustizia ai tuoi animali, perché datemene atto che quel povero Cristo praticamente non si vedeva niente. Guardate che spettacolo, cari iscritti. Veramente. Questo è lo sforzo di Balling Mania. Direi che la qualità la vedo anch'io mentre sto facendo il video. Nettamente superiore. No, è una soddisfazione. Quindi quando faremo le live, a questo punto possiamo anche lanciare un'idea. Naturalmente complimenti per i quadri degli sportelli, Marco. grazie. Riferirò. Posso lanciare un'idea, mi è venuto mo a volo.
A questo punto qua possiamo fare anche un approfondimento eventualmente sulle vasche del mese, cioè siccome a giudizio insindacabile di Metello Venè lui fa il reportage con le vasche del mese, con le relative foto, poi noi possiamo eventualmente sempre contattare. A questa vasca di contattare e fare una live, e quindi praticamente questo iscritto ce la mostra in video, o no, che dite? Pure potrebbe essere certo. Un... Sì, si può fare, si può fare. Ottimo. Un attimo che vi rimetto a schermo perché la mia faccia non è proprio... Marco, naturalmente è bellissima la tua vasca, complimenti. Però voglio fare una cosa. Esco un attimo perché voglio fare una sorpresa. Esco un attimo, attenzione, un attimo solo. Attenzione, bombone. Ok, adesso stiamo in attesa della sorpresona. Che differenza, ragazzi. Io non ho visto in diretta, però poi me la riguardo, penso che si veda un po' meglio. Notevole. No, abbiamo una qualità spettacolare, Marco. Secondo, abbiamo pochissimo di ping, quindi abbiamo priorità sulla rete. E lo sfasamento certo. Che abbiamo tra la live di stream a YouTube sono 7 secondi, quindi è accettabilissima. In pratica Sky ha 9 secondi di ping tra chi c'ha Sky Q e la parabola, quindi siamo addirittura sotto Sky come ping. Caspita, Sky Bali Mania Sky. E poi considerate pure il fatto che veramente c'è bisogno di questa qualità, perché comunque così riusciamo a farvi vedere i coralli, gli animali e tutto quello che verrà realizzato, tutte le live, i canali tematici, tutto ciò che verrà sviluppato verrà visto come si deve e avremo possibilità di farvi vedere di tutto e di più con una qualità eccelsa che su Facebook non riuscivamo a garantire. Quindi mi sembra veramente doveroso fare questo appunto per questo sforzo per noi dello staff, per... ripeto, gratuito per tutti gli iscritti per cercare certo. Di darvi un servizio sempre più completo e non tutti hanno e fanno quello che facciamo noi. Ecco, arriviamo alla sorpresona. Buonasera. Ciao Ilario. Ciao Ilario. Ecco qua, perfetto. Buonasera. Allora adesso abbiamo Ilario perché è una soddisfazione. Buonasera a tutti. Ciao Nino. Allora, voi lo sapete che Ilario per me è come un figlio. Siccome io manco da casa sua da un anno per la pandemia e la vasca sua la vedo così tramite telefonino, però non si vede bene, io adesso voglio approfittare di questa piattaforma e voglio vedere la vasca di Ilario. Quindi Ilario, fammi vedere la vasca. Ilario, però, se riesci, gira la telecamera. Un attimo perché devo capire un attimo dove si gira. Che cosa fa Android? Cam. Bravo. Gira. No. Chiudo e metto allora. Cam/mic. Allora, cam. Ah, ecco la camera. Ecco. Perfetto. Ti metto sullo schermo. Okay. Si gira pure il telefono in orizzontale. Sì, sto andando nell'altra stanza. Ma gira il telefono in orizzontale, Ilario. Così va bene? Perfetto. Ah, ragazzi, ok, avvicini Ilario, fammi vedere. Boh, la ci avrei io finalmente. Finalmente. Ma veramente ci stanno i colori, allora. Si riesce a capire? Riesce a vedere. Guardate quel pezzo di Rosetta che poi è il pezzo del pezzo, questo qua di Rosetta. Mi sentite? Certo. Quello è quello là del ce l'ho dato a Gerardo Di Virgilio. Che spettacolo, guarda là. Bellissima, complimenti. Ilario, fammi vedere le eufile, Ilario, voglio vedere. Guardate la plana qua. Guardate l'immagine. Visto com'è migliorata la tricolor. E fammi vedere, Ilario, ingradisci ancora di più. Sì. Questo è andato a finire su una scheda. Si vede?
Si vede. Guardate qua. Che spettacolo. Come si vede bene. Faccio sì, sì. Là. Guardate che profondità, guardate. Che spettacolo. Ilario, per caso hai anche il filtro a portata di mano? Il filtro? Sì. No, non ce l'ho. Non ne dispongo proprio, non lo uso proprio il filtro, perché quando faccio le foto vengono bene con questo cellulare qua che ho. Devo dire la verità, quindi non l'ho mai comprato. Okay, ma però come sono le insomma, come sono i qua ci stanno immagini, qua ci stanno dei Parazontus, me ne sono uscito uno già tanti, non so se devo toglierli oppure no, sto decidendo, perché veramente ne sono diventati tanti in 10 giorni. Avete visto io che ha fatto Marco Carbone, ha messo la titolatrice, c'è il titolo, la maschera di Yollani, vedi come scorrono sulle immagini sotto, vedi, sta scritto la vasca di Iori Lario, l'ha titolato, che bello, Guardate questi spirografi quando me ne escono. Questo è il miracoloso filtro. Esagerati proprio. E poi c'ho tutti i coralli ancora, vanno in crescita. Guardate questo pezzo come si è fatto bello. Bello. No, poi devo dire che i colori si apprezzano meglio. Da vicino sono ancora meglio, te lo posso garantire. Ma... Ah, ci credo. Comunque, guardate la qualità. Che bello. Guardate questo. Dario, sì, Michele Licata ti dice complimenti, l'aria è bellissima. Grazie. Ok. No, sto piangendo. Va bene. Naturalmente bisogna specificare che quando l'immagine perde di definizione solamente perché c'è la videocamera del telefono che deve mettere a fuoco per avvicinarla dalla vasca. Quella è l'unica cosa che dobbiamo aspettare quando si riprende una vasca, che la fotocamera del telefono metta a fuoco, ci sia quei millisecondi per cercare di imprimere bene. Complimenti. Questa live con Facebook con questa vasca ce la scoldavamo. Grazie, troppo gentili siete. Perfetto, fatti vedere adesso, perfetto. Grazie Lario. Grazie a voi, sempre gentili. Grazie. Buona serata. Ciao Lario. Ciao. Grazie Gio. Era caduta la mia. Bene così. E veramente questo strumento è eccezionale. Devo dire che insomma siamo molto, almeno io sono entusiasta, ho avuto io meno, come si può dire, questa idea, spero che sia stata condivisa da tutto lo staff e spero che anche gli iscritti darà, come si può dire, una maggior soddisfazione su quello che facciamo con passione e nel nostro tempo libero, ovviamente, perché ok.
Okay, ovviamente. Okay, perfetto. Ricordiamo che noi non prendiamo soldi da nessuno sponsor, ma lo facciamo solo con passione, volevo sottolinearlo. Ci siamo autotassati. Ma sapete prossimamente, lo dico in diretta, che cosa a chi voglio contattare, e spero che ci fa contenti tutti. Ferdinando, seguimi, Ferdinando. Sì. Ferdinando, lo so che sei morto perché lo Spezia ha pareggiato, però è meglio che dimentichiamo. Buttiamo un velo pietoso. Allora, Ferdinando, dobbiamo invitare a Rocco Parretta. Va benissimo, penso che accetterà con piacere. Vedere live la meravigliosa vasca di Rocco Parretta, che è amico fraterno di Cristiano. Non so se, se conoscete la vasca di Rocco Parretta. Massimo, la conosci? No, oh, Massimo, il microfono è staccato. Attiva il microfono, Massimo. Dicevo che è una vasca spettacolare, secondo me è una delle più belle che ci sono in Italia. Veramente. Esatto, poi chiaramente poi il live, poi. E poi il live, io voglio vedere una vasca di 400 di passalitri, tutta piena di LPS. Non facciamo nome, sta qua in mezzo, nessuna. Non facciamo nome, ma voglio vedere. C'è un nome, ma solo cognome. Vuole capire... Chi vuole capire capisca. Chi vuole capire, una persona capisca. A caso, dice. Sì, una esatto, persona a caso. Va bene. Una persona a caso, non facciamo nulla. Va bene. Voglio vedere la vasca. Prossimamente. La Candastre, voglio vedere, perché fino adesso, però perché la voglio vedere come Dio comanda. E quindi va bene così. Non lo so, ragazzi, c'è altro? Vogliamo ribadire per chi si fosse collegato adesso come fare per iscriversi al canale YouTube, per cortesia, ripetiamole, non le diamo per scontate. Allora, Marco Carbo, c'è dunque un refresh, ribadisci tutto. Sì, allora, allora, innanzitutto partiamo dal canale YouTube, quindi... Dovete cliccare, essere ovviamente loggati con il vostro telefono, smartphone, computer a YouTube, in maniera tale che potete interagire. Cercate su YouTube appunto Acquario Marino di Balli Mania e comparirà appunto il nostro canale. Da qui poi vi spostate su iscriviti, adesso io sono già iscritto ovviamente, e poi cliccando sulla campanella attivate le notifiche. E qua poi potete vedere tutti i video... caricati, la playlist con le varie divisioni tra i video, seguire le dirette. Quindi questo è un ottimo strumento, appunto, come dicevamo prima, per vedere tutto in una definizione migliore di quella di Facebook. E poi vi ricordo il sito internet www.ballimania.it, cercatelo su Google, è il primo che risalta nelle ricerche. E appunto nel sito potete ovviamente andare a scorrere le varie sezioni, chi siamo, le schede, gli articoli redatti, insomma, poi ci sono anche i link Marco, al canale YouTube. Fai vedere, un refresh veloce al riguardo, sì, delle schede, dei pesci, fai vedere un pochino. Ok, un attimo solo. Non ho mai visto. Apri un poco, per cortesia. Sì, dammi solo un secondo, che ho mille finestre qui. Ok, perfetto. Ok, allora vediamo un attimo. Non riesco. Secondo sono. Ok. Non so se si vede. Eccolo qua. Allora, quindi Google, Balli Mania, ricerca, entro. Primo risultato, qua siamo sul sito, quindi chi siamo è il nostro staff, ve lo faccio vedere velocemente, quindi c'è tutto il nostro staff al completo, quindi quelli che siamo noi, le schede, qua potete vedere le varie schede sui pesci, i vertebrati, i coralli, vi faccio un esempio, come abbiamo fatto anche in precedenza, ma lo ribadiamo, ci sono le varie schede di tutti i pesci, sono PDF fatti veramente bene. Inquadrane qualcuno così si vede poco bene una scheda, aprine una a casa, ecco per esempio. Sì, tipo Provacanto un separato, ci sono tutte le foto, le varie spiegazioni, insomma,
A che volte chiedete se posso mettere questo pesce, se mangi i coralli, se ref safe. Qua c'è scritto tutto, e vedete, pesce non ref safe, ad esempio, e, o comunque, insomma, è molto rischioso metterlo, quindi ci sono tutte le info che cercate. Ad esempio, sui, se vado sui coralli, coralli, ok? Sezione coralli, chiaramente abbiamo, questo, abbiamo sulla cropola millepora, facciamo un esempio, tempo che si carica. Ok. Tipo la cropola millepora, foto, provenienza, dove metterla, dove non metterla, insomma. La posizione, c'è tutto. C'è tutto quello che potete cercare, quindi a volte basta appunto dare una letturina al sito, trovate tutte le varie informazioni, e poi comunque vi fate una cultura anche sui coralli e su tutto quello che c'è in vasca, insomma. E, poi abbiamo gli articoli, dove appunto qua c'è la guida al mio primo acquario, la faccio vedere un attimino così velocemente. E qua ci sono appunto, c'è scritto di tutto di più, quindi dall'A alla Z come dovete procedere per allestire il vostro acquario. Poi avete la sezione acquario del mese, dove ci sono gli articoli sui vari acquari che noi scegliamo mensilmente, vi faccio vedere uno così a caso. E qua avete la descrizione, insomma. Le varie, foto, le varie foto, insomma, apriamo una foto a caso tipo questa, vediamo un po', e qua posso scorrere destra, sinistra. Naturalmente guardate la qualità sia del fatto che stiamo utilizzando YouTube con la live e stiamo vedendo delle immagini ritratte da un computer, eh? Quindi stiamo facendo anche un'interazione diversa, cose che con Facebook non riuscivamo a fare. Esatto, quindi questo ad esempio per quello che riguarda appunto gli acquari del mese. Abbiamo il nostro gruppo sponsor, se ci chiedete gli sponsor quali sono, qua abbiamo tutti i vari sponsor con i collegamenti diretti, ad esempio clicco qua, si apre il sito. Ti porta alla scheda dello sponsor. Esatto, quindi qua potete fare la ricerca, quello che volete, e contattaci, vabbè, abbiamo la sezione, se volete lasciarci un messaggio privato, ok, e vi risponderemo. Canale YouTube, cliccando, riporta al nostro canale YouTube, quindi abbastanza immediata la cosa. E poi canale Instagram. Ma possiamo, ecco, vedere, Marco, se è possibile, sì. Me lo chiedono, il calendario di Balline Maria, adesso che si vede in HD, si può vedere adesso? Sì. Il file, sì. Con le foto del calendario. Sì, sì. Allora, un attimo solo. E ovviamente mentre Carco Carbone trova il file, io giustamente tengo a precisare, perché sono, diciamo così, mi piace ribadire che le chiacchiere stanno a zero, come vedete. Noi rispondiamo con i fatti, gli altri fanno gli inciuci, lo sfottò, fanno i qua, e noi rispondiamo con i fatti, con i servizi concreti, chiaro? E chi vuole capire capisca, ma soprattutto voi iscritti prendete atto, chiaro o no? Questo è il nostro calendario, a gratis, chiaramente, che se lo stampa. Questo è il calendario, l'ho scaricato, poi vi faccio rivedere come l'ho scaricato. Tra l'altro l'ha realizzato Iorio Ilario, che esatto, abbiamo visto prima della diretta. Questo è il calendario che ogni anno realizza Iorio Ilario, con le foto dei nostri iscritti. Queste sono tutte foto dei nostri iscritti. Guardate che qualità. Effettivamente, guarda, che spettacolo, mamma mia, che spettacolo. Tutto questo solo per i nostri iscritti.
Esatto. Ah, ecco. E sono sforzi che stiamo facendo per loro. Ecco, se cercate il calendario, gruppo, visita il nostro gruppo, visita il gruppo, andate qua in alto dove ci sono le varie sezioni, andate su file e qua il primo calendario Ballimania PDF, lo potete scaricare, lo aprite, lo potete salvare, lo potete stampare, insomma, è qua a disposizione. E in più ci sono i vari PDF. Cortesia, Marco. Sì, dimmi. Mi chiedono dopo un'altra cortesia. Gli iscritti ci dicono: Marco Carbone, ci spieghi come si utilizza la lente di ricerca del gruppo quando noi dobbiamo sì. cercare qualche post tematico, visto e considerato che adesso c'è la possibilità di farcelo vedere in live? Sì, allora, qui abbiamo il gruppo Facebook nostro. Quindi noi andiamo qua a cliccare sulla lente. Scriviamo, che ne so, rocciata, perché a volte chiedono esempi di rocciate, come fare la rocciata, esatto. E qua escono appunto i vari post che sono stati creati col nome, il nome chiave rocciata, che ne so, adesso io cliccane uno in... così facciamo vedere agli iscritti di che cosa stiamo sì. parlando, così in allora, automatico magari... cliccando sull'immagine si vede direttamente. Magari facciamo una cosa, rocciata. No, magari cementata. Facciamo una cosa, troviamo test Salifert Murino, vediamo se riusciamo a trovare qualche video che ho fatto a suo tempo il test dei Salifert. Allora, vediamo cosa c'è. Test. No, devo mettere il tuo nome, aspetta. Test. Murino, vediamo, test Murino, ecco qua, vedete, Ciro Murino, test Salifert constatando, io clicco qua sopra, ad esempio, vediamo, esatto. Ecco qua, e qua ad esempio c'è un post, vabbè, questo non è un video, però se io torno indietro dovremmo trovare, vediamo se trovo, se c'è un video vecchio. Fai test oppure... KH, fai test calcio, una cosa del genere, dovrebbe uscire. Ecco, ci ho visto, mi sembra che l'ho visto. Aspetta, test KH, Ciro. Eccolo qua, recente sondaggio, corretto, io clicco qua, vedete c'è il video, c'è l'icona. E parte io qua il video. Ah, ecco, vedete. Non so se si sente l'audio, non lo so, dittatemi un feedback. No, l'audio perché... non si sente. No, l'audio non si sente. Ok, però probabilmente perché StreamYard non lo consente. Comunque, ad esempio, qua ho fatto la ricerca e trovo. Quindi, ogni tanto, quando vi diciamo usate la lente, usatela. È qui. Quindi basta cliccare. Vabbè, però trovate... per Loredana, questi qua li salverà sul canale, giusto Loredana? Esatto. Sì. Verrà tutto visionabile su YouTube. Questo è un altro servizio comodissimo anche per voi per cercare più velocemente i video. In pochi secondi riuscirete ad avere una visione completa di tutto il materiale video di Ballimania. Naturalmente iscrivendovi al canale YouTube. Non tralasciando comunque il nostro canale Instagram. Esatto. Perché è importante anche quello. Ma soprattutto è una comodità avere il canale YouTube anche con tutti i video. Naturalmente ce ne saranno caricati altri. Ci saranno dei video, verranno fatti in anteprima su YouTube, ci sarà il link su Facebook, ci saranno tanti video tematici che verranno postati su YouTube in alta definizione proprio per garantirvi la possibilità di gestire. Vogliamo fare vedere il nostro canale Instagram, glielo fai, magari ci facciamo vedere pure qualche foto, che cosa dici? Come no, Marco? Marco Carbone, vediamo Marco se rientra. Eccolo. Ci sono, sto facendo la pausa cocktail. Bravissimo, così si fa. Alla salute. Alla salute. E questo è il bello della live, ragazzi.
Ok. Senti, allora, ci puoi vedere il Instagram? Certo, adesso vediamo se... Sì, eccolo qua, perfetto. Metti via allora. Tutto schermo. Perfetto. Allora, dal canale Ballimania, canale Instagram, clicco. E qua abbiamo canale nostro, beh, seguo, cliccate segui, poi se lo fate da smartphone è la stessa cosa, anzi forse più immediato. E qua ci sono, faccio vedere le varie foto, un attimo, sto entrando col mio profilo, però fa niente, non ho segreti. Ok, sì, lo potete fare anche dal telefono. E qua le foto chiaramente sono super in alta risoluzione. Sono tutte di qualità elevata, naturalmente. Sì. Insomma, penso che si veda la qualità. Insomma, andiamo qua sotto. No, ma è migliorato proprio il nostro sforzo è premiato e sarà premiato da tutti gli iscritti che daranno il loro supporto anche sul nostro canale YouTube e cercheranno di comprendere questo sforzo da parte dello staff per cercare di garantire un servizio sempre migliore per gli iscritti. Perfetto, io direi che insomma adesso abbiamo fatto direi che il beta test è riuscito. Sì, è perfetto. Sì, io se posso, come si dice, fare vedere un attimino, come sì, ma giusto per farvi capire lo sforzo che c'è dietro a questo lavoro. È giusto farlo, è giusto. Vi faccio vedere una chicca, vediamo se riesco. Un attimo, aiuto. Allora, quindi togliamo da di qua. Ok. Dunque, in camera ci fa vedere la cabina di regia. Ecco. Sì, esatto, sì, esatto. No? Non so se si vede quello che c'è dietro. Questa è la nostra diretta. Tutto lo sforzo del nostro staff per garantire un servizio d'eccellenza a tutti gli iscritti. Esatto. E, insomma, direi che noi ce la mettiamo tutta per insomma chiaramente anche con le qualità di Marco Carbone, naturalmente ringraziamo Marco Carbone per il suo sforzo soggettivo a garantire tutta questo marchingegno che funziona alla perfezione e all'idea che è stata portata avanti è condivisa da tutto lo staff, per esatto, cui lo ringrazio pubblicamente a nome dello staff. È stata una bella decisione e siamo partiti al volo tutti quanti senza non c'è stato manco bisogno, sembrava, di guardarsi negli occhi, perché siamo una grande famiglia ed è importante dirlo questo, ci vogliamo bene e in pochi secondi abbiamo detto tutti sì e c'è l'unione di intenti e quando c'è l'unione di intenti si può solo vincere, non ci sono sconfitte. Questo lo facciamo soprattutto e solamente gratuitamente per gli iscritti. Esatto, esatto. Vediamo se ha qualche... Che va bene così? Sì. Se c'è qualche domanda, Marco, non lo so, tu riesci a vedere nelle interazioni del gruppo se ci sta qualche domanda, che io non vedo da qua. Allora, no, Licata, prima aveva scritto complimenti per la vasca di Aureliano, poi ha scritto signor Ciro, non si sente bene, si vede che magari c'era un problema di audio, vabbè. Devono andare su YouTube. Esatto, esatto, esatto. Altro, non ho commenti. Ok, io direi che... Renata, insomma... come fai a visualizzare? Tu chiaramente tienici aggiornate se ci sono... diciamo così, incrementi in termini di iscritti sul canale. Sì, certo, certo, sarà fatto. Ragazzi, vi dico solo una cosa, e quindi noi adesso dobbiamo poi adesso valutare le iniziative da intraprendere, fermo restante che
le pregresse live adesso saranno, diciamo così, attuate con questa nuova risoluzione, con queste nuove possibilità di interazione. E niente, io non posso fare altro che ringraziare a questi ragazzi, perché sinceramente io non sono avvezzo a tutte queste innovazioni tecnologiche, quindi diciamo che loro mi stanno trascinando sulle ali del loro entusiasmo a queste cose, quindi va bene così. Io li ringrazio a nome di tutta la collettività. E niente, non ho parole, veramente non ho parole, vi ringrazio ragazzi. Veramente grazie. Nulla, dovere, è un piacere. Quindi, per noi è un piacere stare insieme. Io mi disimpegno, vi saluto, vi auguro buona serata. Un attimo, ragazzi. Ciro, prima di uscire, adesso io esco da live, ma rimani un attimo lì, un attimo, rimanete un secondo. Ok. Ciao a tutti, buona serata. Ciao ragazzi. Alla prossima live. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.